Benvenuti a Martignacco, io sono Gianni Innocente, assessore alla cultura appunto di Martignacco e dal quartier generale del Purcitti in Ostarie. Siamo ormai giunti alla 14ª occasione della marcia di San Blas, che è il santo patrono di Martignacco. Martignacco si dispone su un'area di circa 26 km quadrati, a circa 7.000 abitanti e io vi accompagnerò in un abbraccio storico, culturale e tradizionale, illustrandovi le bellezze della mia località e del mio paese. Grazie. Di nuovo dalla 14ª edizione della marcia di San Blas. Siamo nel bel mezzo della corsa e proprio in questo momento incontriamo il coordinatore della protezione civile del comune di Martignacco, Corradino Ravello. Corradino Ravello, come sta andando la corsa e se ci sono dei problemi? Ma la corsa procede regolarmente, c'è una folta partecipazione, tutto regolare, non ci sono grossi problemi per ora, se non un gran freddo. Ecco, grazie Corradino. Raccontami invece su qual è lo spiegamento di forze della Protezione Civile di Martignacco. Ma noi oggi abbiamo attualmente spiegate 10 persone nel territorio di Martignacco e stiamo facendo assistenza radio se per caso qualcuno ha delle necessità, delle problematiche legate a strappi muscolari, chiamiamo la Croce Rossa. Quindi siamo collegati con la sala operativa in costante contatto e tutto procede regolarmente. Grazie Corradino e complimenti ancora per il lavoro che state svolgendo per il nostro territorio. Ecco, di nuovo dalla marcia di San Blas, all'interno della kermesse tradizional popolare che è il Purcitti in Ostarie di Martignacco, siamo di nuovo qui al punto di ristoro del chilometro 6 con delle gradite presenze femminili abituali. Immagino, come sta andando avanti la corsa? Molto bene, sì, noi veniamo spesso, la domenica mattina ci dedichiamo a fare le nostre camminate, noi siamo di Fagagna e allora abbiamo approfittato. Bene, bene, veramente la giornata e anche il clima forse non è dei più clementi, ma io penso che forse voi riuscirete anche con una bevanda calda a sopportarla. Sì, è vero, poi sì, camminando insomma ci si scalda, poi ci scalda il cuore, le gambe, tutto. Certo, bene, poi l'appuntamento poi alla fine di tutto il vostro percorso è naturalmente negli stand del Purcitti in Ostarie a Martignacco. Mangiare la salsiccia, certo che sì. Salsiccia polenta. Ecco, grazie e buona continuazione di marcia di San Blas qui di nuovo dal punto di ristoro chilometro 6.
Bene, ora ci troviamo alla riscoperta di Martignacco e siamo e partiamo proprio dal cuore pulsante, dal centro sociale e culturale di Martignacco, ovvero Villa Ermacora. Villa Ermacora rappresenta molto per i nostri concittadini, fu la sede comunale fino al 1970 e adesso ospita il centro polifunzionale con i servizi medico-sanitari, il centro culturale con la biblioteca civica dedicata ad Elsa Bugliese e la sala comunale, la sala dedicata appunto ai caduti di Nassiriya. Sempre da Villa Ermacora una piccola particolarità, qui noi abbiamo dedicato alle eccellenze del nostro territorio appunto il centro polifunzionale per quanto riguarda i servizi socio-sanitari, perciò dedicati al professor Giorgio Feruglio, una grande eccellenza del nostro territorio di una frazione di Nogaredo che riprenderemo poi più tardi, e anche Elsa Bugliese, nota insegnante poeta di Ceresetto, un'altra frazione del comune di Martignacco, a cui noi dedichiamo ogni due anni un concorso internazionale di poesia al femminile. Ecco, dal centro socioculturale passiamo al centro storico di Martignacco. Siamo in piazza Vittorio Veneto e dietro di noi abbiamo il monumento al Fante d'Italia. Questo, in questa ricorrenza così particolare, il 2015, mi fa ricordare che nel nostro territorio abbiamo Villa Italia e con Villa Italia tutto quello che si può dire riguardo Re Vittorio Emanuele III e la sua permanenza per due anni e mezzo appunto nel nostro territorio comunale. Re Vittorio Emanuele III ha ospitato anche presso Villa Italia tantissime personalità di carattere politico, di carattere militare, di carattere economico e possiamo ben dire che Martignacco in quel periodo, appunto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, è stata veramente la capitale d'Italia. Ecco, bentornati allora al quartier generale del Purcit in Ostarie, a conclusione di questa 14ª edizione della Marcia di San Blas, all'interno dei festeggiamenti appunto del Purcit in Ostarie. Siamo qui a registrare un grande successo anche questa volta, con più di 1400 iscritti, pertanto da parte di Gianni Innocente, assessore alla cultura del comune di Martignacco, e da parte dell'amministrazione comunale, vi diamo un grosso arrivederci alla prossima edizione, e ricordando a tutti che il prossimo appuntamento sarà domenica 8 febbraio per l'ottava Camminando di Adorniano di Tricesimo qui in provincia di Udine. Grazie e arrivederci.